The Last Dance, episodi 7 e 8. Appunti, riflessioni, recensioni, mal di pancia, varie ed eventuali. Prima cosa che mi sono segnato, vincere ha il suo prezzo. Il titolo di questo video, che però va declinato almeno sotto tre aspetti, secondo me. Prima di tutto, la stanchezza. Vincere stanca. Stanchezza fisica e stanchezza mentale. E se la stanchezza fisica è comune a tutti i giocatori che si fanno 82 partite di stagione regolare più i playoff anche con un minutaggio elevato, la stanchezza mentale a quei livelli di sfinimento è per pochissimi. La pressione mediatica, la responsabilità di essere Michael Jordan, ma soprattutto la convivenza forzata con quel tipo di ossessione nei confronti della vittoria. È un mezzo miracolo che tra baseball e ritiri ci si sia avuto 13 anni di Michael Jordan più 2 degli Wizards, tutto sommato. Seconda declinazione del prezzo della vittoria, il rapporto con gli altri. Per Michael Jordan vincere significa passare sopra a tutto e a tutti, compagni compresi. Il poro Scott Burrell, prima di conoscerlo, c'aveva capelli come Cocciante, Ma ci sono anche gli insulti ai compagni in generale, il carattere difficile, lo spingere gli altri ad avere paura fisica di lui. Fino a che, poi, sul finale del settimo episodio, il crollo emotivo. C'è un po' di actor studio, perché dopo 7 episodi da 50 minuti l'uno passati a fare elogi e magnificenza ci si è concessi 5 minuti di critica anche velata e quindi bisogna subito riabilitare l'immagine pubblica, però c'è anche tanto di vero. E poi, terza e ultima declinazione del prezzo della vittoria, gli stimoli. Per Michael Jordan vincere era lo stimolo in senso assoluto. A migliorare, a prepararsi, ad allenarsi, solo che poi, una volta vinto, c'era da trovare altri stimoli. Bisognava crearseli, inventarseli, anche a tutti i costi, volendo. E quindi il prezzo da pagare era quello dei La Bradford Smith, della copertina di Sport Illustrated, di George Karl che non lo saluta. Insomma, tutte le scuse sono buone, in pratica. Poi c'è James Jordan, che era il babbo, ma era anche il miglior amico, la figura con cui confidarsi, a cui chiedere consiglio. E giustamente nell'episodio 7 ti fanno vedere che accanto a Michael Jordan in ogni foto di qualsiasi vittoria c'era James Jordan. Cosa che non ci fai caso perché quelle foto lì le hai viste mille volte ma ti sei sempre concentrato su Michael Jordan. Questo dettaglio mi ha colpito. Ed è normale che perderlo soprattutto in quel modo segna la vita di Michael Jordan. Ma è vero che senza l'omicidio di James Michael Jordan non si sarebbe ritirato? Secondo me no. Si sarebbe ritirato lo stesso, per il discorso di cui sopra, cioè non ce n'aveva più. E qui veniamo alla conferenza del primo ritiro, era il 1993, io c'avevo 4 anni e ancora non seguivo la pallacanestro, ma chi l'ha vissuta in prima persona me ne parla un po' come il pomeriggio dell'11 settembre. Tutti si ricorderanno per sempre dove erano in quel momento e cosa stavano facendo. Perché vista oggi, a decenni di distanza, non ci si rende conto, ma fu una cosa innaturale, come un genitore che sopravvive al figliolo, il miglior giocatore del mondo in quel momento, all'apice della carriera, appena 30 anni, nel bel mezzo di un tripit ancora aperto, che si ritira. Da qui Stern e la presunta sospensione di 18 mesi. Ragionamento. Jordan è indagato per i problemi con le scommesse. Il babbo di Jordan viene ucciso in circostanze misteriose e c'è chi addirittura pensa che possa essere legato alle scommesse. Un regolamento di conti, dei debiti, una semplice intimidazione. Michael Jordan che nel frattempo si ritira all'improvviso nel bel mezzo delle indagini, 1+1=2, è stato Stern che l'ha sospeso. Ma anche no. Io la penso come lui, e se avete visto il settimo episodio sapete a cosa mi riferisco. Stern c'aveva una voglia di perdere Michael Jordan come quella di Morey di vedere The Last Dance. Uguale. Discorso baseball. Io ci vado diretto. Per me è no. Cioè proprio mi fa venire mal di pancia. Eppure lo so che Jordan doveva staccare, che aveva bisogno di sentirsi normale, di non essere più Michael Jordan in quel momento. E sono anche fermamente convinto che senza il baseball non ci sarebbe stato il secondo tripit. Ma non solo, se guardate i filmati di Jordan pre e post baseball vi rendete conto anche di come è cambiato a livello corporeo, il modo di correre, di usare le braccia, i movimenti in campo. Il baseball è stato fondamentale, ma per me no. Io non ce la fo, cioè per me sono 2 anni di carriera di Michael Jordan persi.
Mi fa lo stesso effetto dei telefoni di oggi che non hanno più i tasti fisici o delle maledette fotocamere Sony che non hanno lo schermino ribaltabile. Io proprio non ce la fo, il mal di pancia. Punto spinoso invece il triangolo, perché nell'anno e mezzo senza Jordan, con Pippen da leader molto meno accentratore, molto più compassionevole e incoraggiante per i compagni, i Bulls giocarono il miglior triangolo della storia del triangolo. Mai nessun'altra edizione dei Bulls, dei Lakers o di qualsiasi altra squadra avrebbe più giocato il triangolo a quei livelli quasi maniacali di perfezione. Un'esecuzione lucida, precisa, essenziale. Perfetta. Eppure non vinsero. Perché il triangolo come sistema non lo prevede il Michael Jordan o il Kobe Bryant che ferma il gioco, che tiene la palla in mano. Però quando sei a gara 7 delle finals, a 3 secondi dalla fine sotto di 1, avercelo o non avercelo il Michael Jordan o il Kobe Bryant che ferma la palla e decide lui, fa la stessa differenza che fa tra vincere e perdere. E qui ci leghiamo lo Zen. Gara 3 delle finali a Est del 94 contro i Knicks, il tiro decisivo lo disegna per Kukoc e Pippen si rifiuta di entrare. Nel documentario ci si concentra soprattutto su Pippen e la reazione dei compagni. Io, personalmente, il fuoco della questione l'avrei spostato di più sullo Zen. Jackson non lo sapeva che Jordan un giorno sarebbe tornato. Per lui, in quel momento, il leader della squadra era e sarebbe rimasto anche in futuro Scottie Pippen. Eppure, il tiro decisivo lo disegna per Kukoc. Perché sì, era più vantaggioso a livello tecnico, a livello tattico, ma soprattutto perché una decisione del genere avrebbe costretto il gruppo ad avere una reazione. Quell'episodio avrebbe fatto da leva morale su tutta la squadra. E come sempre, Jackson va all in, ti mette faccia a faccia con la necessità di reagire, ti crea lui i problemi e a quel punto o tutto implode e collassa su se stesso, oppure se la squadra reagisce ha fatto un altro step in più verso la maturità e verso la vittoria, che guarda caso è esattamente quello che è successo coi Bulls prima e coi Lakers poi. Sul discorso Space Jam invece dico soltanto una cosa. Quando uscì, io all'epoca ci avevo 7 anni, è come se i miei amici avessero detto: oh, ma allora lo sport tuo esiste? Cioè, ci hanno fatto un film coi Looney Tunes, allora il basket è uno sport importante per davvero. E nell'Italia del calcio, tanti della mia generazione si sono appassionati alla pallacanestro grazie a Bugs Bunny. Capite, no? Perché le mie aspettative sono così elevate per il 2. Stesso discorso per la rissa con Kerr. Io ho soltanto una cosa da dire. Durante un allenamento, in un momento che sembrava assolutamente trascurabile, uno dei tanti, pochi secondi, reazioni distinto da parte di tutti e due, Steve Kerr si guadagna il rispetto di Michael Jordan. I Bulls si guadagnano almeno uno dei titoli successivi e i Golden State Warriors l'allenatore della loro dinastia. Poi uno dice le sliding door. Ultimo punto, la risata finale, quando a Jordan gli fanno vedere l'intervista del guanto di Gary Payton che dice che tutto sommato lui l'ha limitato. Quella risata lì è Michael Jordan. E io sono sicuro al 100% che in quel momento, per un istante, a lui gli è venuto l'istinto di dire: c'ho 57 anni, ma ora mi rimetto le scarpe e glielo fo vedere io. Poi non l'ha fatto diventare manco un'idea, è rimasto soltanto un istinto, però io l'ho percepito. E come al solito chiudiamo con gli highlights, i 5 momenti, le 5 scene del 7° e dell'8° episodio, quelle che ci porteremo dietro per tutta la vita. Un certo Craig Sager chiede se è sorpreso del fatto che la squadra sia rimasta unita nonostante i tradimenti dell'ultimo periodo, e Jerry Krause non la prende benissimissimo. Il modo in cui Dennis Rodman partecipa all'urlo di squadra prepartita. Zitto. Cioè la mano ce la mette, ma zitto. Sta buffonata che mi tocca fare tutte le volte. Matt Geiger a sventolare l'asciugamano alla Mimmo Morena sulla panchina degli Hornets. Gino, ma questa la capisce solo chi ha visto il Decamerone. Ma soprattutto la faccia di Horace Grant che commenta Nick Anderson che ha appena detto: il 45 è bravo, sì, ma il 23 era tutta un'altra cosa. Ma allora te le cerchi, eh.